un autore dietro al microfono. Autopubblicato per scelta. Radio Scrivo, il podcast sul self-publishing dedicato a chi vuole imparare di più su scrittura, marketing e business. Radio Scrivo, vivi delle tue parole. Allora, eccoci qua, siamo pronti con questo nuovo episodio di Radio Scrivo. Sono Eugene Pitch, benvenuti. Oggi c'è un po' di pioggia qui in Giappone dove vivo e niente, vabbè, comunque ogni tanto un po' di pioggerella ci sta bene, insomma, mi piace stare a casa al calduccio, tranquillo, insomma, all'asciutto, no? Allora, quindi, oggi parleremo degli audiolibri. Conviene pubblicare un audiolibro? La risposta è dipende. Dipende da un po' di fattori perché anzitutto vediamo di stabilire com'è la situazione attuale del mercato degli audiolibri. Dunque, a livello internazionale gli audiolibri stanno avendo un'espansione molto molto rapida. Si parla di aumenti del 30% all'anno. Quindi c'è un boom dell'audio rispetto al libro scritto, ok? Rispetto alla parola scritta, sia essa sul cartaceo oppure il formato digitale, ebook. Questo per quanto riguarda l'estero, specialmente il mercato anglosassone, ok? In Italia invece, ovviamente, siamo sempre un po' indietro di qualche anno, ma ultimamente il mercato degli audiolibri sta cominciando un po' a vivacizzarsi. Se pensiamo per esempio a un'azienda come Emmons, che produce audiolibri di altissima qualità con autori molto famosi, tra l'altro, mi viene in mente per esempio la serie registrata dal bravissimo Giuseppe Battistone, che legge i libri del commissario Maigret. Quindi, insomma, si sta muovendo qualcosa. Oppure, mi viene in mente così su due piedi anche Libri Vivi, un'azienda di Mondadori, specializzata in audiolibri, però in questo caso più sui classici. Significa che la gente comincia poco a poco, anche in Italia, ad appassionarsi all'audio. Vediamo che ad esempio anche i podcast si stanno diffondendo di più, tanto per citarne uno, quello di Marco Montemagno, che seguo personalmente, mi piace molto, ve lo consiglio tra l'altro, che dà molte idee interessanti sia sul marketing che sul business, e anche per noi autori indipendenti può essere molto molto utile, no? Quindi, detto questo, sì, può esserci una certa richiesta per l'audiolibro, però non aspettatevi comunque di vendere più audiolibri che libri cartacei o in formato digitale. Questo ancora, non abbiamo ancora raggiunto quel livello di popolarità, però comunque è un'opzione in più che potete avere per guadagnare qualcosina di più. Insomma, io non ci sputerei sopra, diciamo, ok? Va bene. Con ciò arriviamo al punto, ma quanto costa poi pubblicare un audiolibro? Allora, pubblicare un audiolibro di per sé può costare effettivamente molto, perché anzitutto hai bisogno di un attore professionista o un'attrice, vabbè. Ci vuole tempo, bisogna provarlo, ci vogliono tante ore di registrazione, non è facile. Quindi, in genere, i prezzi, siccome si paga a parola singola, oscillano tra i 3, più probabile 5, ok? Tra i 5 e i 7 centesimi a parola. Questo significa che per un libretto di 200 pagine o 300 andrete a spendere fino anche a 1000 euro, ok? Questo perché dovete pagare l'attore, dovete pagare anche un tecnico che si occupi poi della post-produzione, quindi dell'editing, perché comunque l'attore registra le parti vocali, però poi ci sono tutti gli errori, bisogna tagliare i respiri, bisogna sistemare l'equalizzazione dell'audio, tutto un lavoro che richiede in realtà molto più tempo che la registrazione in sé. Quindi la registrazione può avvenire nell'arco di una manciata di giorni, ma la fase di post-produzione, a livelli anche amatoriali, può richiedere anche dei mesi addirittura, ok? Ve lo dico per esperienza personale, perché io per editare uno dei miei audiolibri che ho registrato personalmente ci ho messo parecchio, comunque ci vuole tempo, ci vuole molto tempo, ok?
Detto questo, dovete pagare per esempio anche un regista audio. C'è? Non c'è? Si arrangia questo attore? Quindi i prezzi oscillano molto, ma in generale vi dico, meno di 700 euro è molto improbabile che possiate spenderli. A meno che non volete un prodotto di bassissima qualità, e a quel punto vi dico, lasciate perdere, perché è inutile presentarsi al pubblico con prodotti che non sono all'altezza delle loro aspettative, ok? È un po' la stessa cosa di pubblicare un libro con la copertina disegnata da vostro figlio di 3 anni. Cioè, non ha proprio senso, ok? Nessuno se lo va a comprare, nessuno si scarica l'audiolibro. Detto questo, c'è l'altra opzione, la seconda opzione, ovviamente, se non avete il budget. Potete cercare di contattare attori che conoscete, non famosi ovviamente, perché sennò vi chiederanno molto di più, o per non dire anche degli youtuber, perché ci sono tanti youtuber specializzati in doppiaggio ai quali farebbe molto piacere essere coinvolti in un progetto letterario. Si tratta di persone che lo fanno per passione e quindi magari nel curriculum o un'esperienza in più ci sta sempre bene per loro. È nel loro interesse accettare i vostri lavori. Tenete conto però che sono persone che probabilmente hanno un altro lavoro full time e quindi non possono stare dietro a voi, un po' come i bookstagrammer, ok? Non potete pretendere che le persone dedichino tutto il loro tempo solo a voi. Detto questo, se si tratta appunto di piccoli progetti portati avanti appunto da figure professionali meno note, diciamo, più dell'underground, ok? I prezzi si abbassano, però anche le tempistiche si allungano di molto. Quindi può essere che effettivamente voi andate a realizzare questo libro e credete, ok, va bene, io adesso ti pago adesso e poi tra una settimana è già pronto. No, magari dovete aspettare dei mesi. Ve lo dico per esperienza personale perché a me mi è capitato con uno dei miei audiolibri di affidarlo a un attore bravissimo che mi faceva appunto difatti un buon prezzo, però effettivamente era già insomma coinvolto in parecchi altri progetti. E la cosa è andata poi per le lunghe. Ci sono voluti tanti mesi e il progetto poi si è affossato. Abbiamo dovuto rinunciare perché purtroppo non riuscivamo a combinare a livelli di tempistica. Ok, quindi tenetene sempre conto. Oltre a queste due opzioni, quindi uno è, come abbiamo detto, rivolgersi a uno studio di registrazione professionale, una piccola azienda o potete trovare su internet un'azienda specializzata nella realizzazione di audiolibri e vi costerà molto. Oppure potete contattare una persona singola che vi farà il lavoro in autonomia, quindi registrerà le tracce e farà l'editing e tutto quanto da solo, ok? La terza via, che è quella più economica, è di acquistare un buon microfono, quindi non potete utilizzare il bel microfono del vostro iPhone, ok? Dimenticatevelo per favore. Acquistate un buon microfono da 100-200 euro o di più e registratevelo a casa. Lo registrate a casa, bisogna imparare a utilizzare i vari strumenti. A computer io consiglio Audacity come programma perché è gratuito, programma di registrazione audio e che potete fare anche effettivamente l'editing, molto buono, però richiede tempo e pratica, ok? Per registrare dovete magari modificare anche l'ambiente che vi circonda. Dovete cercare di togliere qualunque rumore di sottofondo, anche perché poi se pubblicate su ACX, cioè ACX, che sarebbe la piattaforma audiolibri di Amazon, che controlla Audible, che Audible sarebbe l'Amazon degli audiolibri, in pratica lo store dedicato agli audiolibri di proprietà di Amazon, ok? Se volete pubblicare tramite ACX, accettano soltanto audiolibri registrati con una qualità audio molto molto alta, praticamente professionale, ok? Quindi preparatevi, magari dovete anche indossare una coperta per tagliare tutte le basse frequenze, insomma, è un lavorone, non è alla portata di tutti. Oltre a questo, se non siete bravi a leggere e a interpretare, forse non farete meglio, se proprio volete pubblicare l'audiolibro, a lasciare il lavoro, il progetto a terze persone. Detto questo, abbiamo il nostro audiolibro, è pronto, l'abbiamo registrato noi, l'ha registrato un nostro amico, il vicino di casa, un'azienda, non si sa, non importa. Come facciamo a pubblicarlo? Allora, vi dico subito che pubblicare direttamente su Audible tramite ACX non è al momento possibile in Italia. È possibile soltanto se avete una residenza in un paese anglosassone, più che altro negli Stati Uniti, ok?
Probabilmente Amazon poi cercherà di unire ACX in futuro a KDP in modo che potete gestire sia i libri in formato cartaceo, ebook e audiolibro tramite una sola dashboard, una sola piattaforma. Al momento quindi non si può. Quindi come si fa per pubblicare il nostro libro su Audible, che è la piattaforma più importante, più grossa che c'è in Italia e anche nel mondo, diciamo, per quanto riguarda gli audiolibri? Bisogna utilizzare terze parti, quindi io vi consiglio Feir.com, F-E-I-Y-R, che è un'azienda tedesca, oppure per esempio Authors Republic, A-U-T-H-O-R-S Republic.com mi pare. Quindi queste aziende vi distribuiscono il vostro audiolibro in tutti gli store online, per esempio anche Storytel sta diventando sempre più popolare. Quindi dovete contattarli, alcuni, per esempio Fair, hanno un supporto in italiano, l'altro, Authors Republic, è in inglese. Dovete vedere un po' voi, potete trovare anche altre piattaforme, oppure potete pensare anche a You Can Print. I loro prezzi sono i più bassi sul mercato, quelli che ho trovato io al momento, e la qualità è professionale, però, a mio modesto parere, l'interpretazione ne risente perché le tempistiche sono molto brevi, loro al momento hanno un numero limitato di narratori e quindi questo poi ne va a risentire, non potete ritrattare il file e dire no, non mi piace molto, me lo puoi interpretare in quel modo, cioè lo prendete così com'è. Quindi che dire, pensate agli audiolibri, può essere un investimento che comunque nel lungo periodo vi darà dei profitti. Tenetene conto, se ci avete qualche soldo potete pensarci, oppure se vi divertite a registrarvelo da soli potete farlo tranquillamente. Bene, allora in bocca al lupo con i vostri audiolibri e continuate a scrivere. Ciao! Radio Scrivo, vivi delle tue parole.